Agrigento, sede del congresso regionale della CGIL Funzione Pubblica, al Palazzo Filippini l'assemblea sindacale del pubblico impiego sul tema pensare pubblico, agire sociale. La Procura Generale ha chiesto la condanna all'ergastolo per Angelo Longo, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Cammarata e ritenuto il carceriere del piccolo Di Matteo. Condannato a 2 anni e 3 mesi l'ex presidente del Consiglio di Agrigento, Carmelo Callari. A Racalmuto la festa della primavera organizzata dall'Istituto Comprensivo Generale Macaluso. Al centro commerciale Città dei Templi presentato il progetto Io Agrigentino, valorizzazione e riscoperta del patrimonio culturale con il coinvolgimento delle scuole. Ben trovati al TG 98, si è conclusa a Palazzo Filippini di Agrigento la 2 giorni del congresso regionale della funzione pubblica CGIL Sicilia dal titolo Pensare pubblico, agire sociale. Sentiamo le interviste. Congresso regionale della funzione pubblica siciliana, 1 a 2 giorni per discutere sullo stato di salute del pubblico impiego sull'isola. Qual è la sua analisi? Noi abbiamo un pubblico impiego che va riformato profondamente nelle sue radici, però contemporaneamente diciamo che il pubblico impiego è necessario per i diritti di cittadinanza. Senza il pubblico impiego non ci sarebbero tante funzioni cittadini prioritarie. Ecco perché a partire da oggi lanceremo una proposta nuova per il pubblico impiego siciliano che sia in grado di offrire più servizi, che sia più vicino ai cittadini e che eroghi per i cittadini quelle prestazioni che sono indispensabili per avere un futuro migliore e una civiltà migliore. Qual è la vostra valutazione per quanto riguarda il governo regionale? Il governo regionale, noi abbiamo una valutazione che sulle cose che fa, ha fatto alcune cose pregevoli come la lotta alla corruzione e al malaffare, però in questo momento è impantanato, non ha una proposta credibile per quanto riguarda il settore dell'economia, non ha una proposta credibile sulla sanità, ancora esiste l'emergenza rifiuti, su alcune questioni ambientali c'è il rischio di salute per i cittadini siciliani. Chiediamo che ci sia un cambio di passo da questo governo perché ci sia un'azione più positiva per i cittadini siciliani e per la gente che noi rappresentiamo. 1 a 2 giorni per discutere sullo stato di salute del pubblico impiego, qual è la sua analisi? Allora, questo è il congresso normale della nostra organizzazione, ovviamente uno dei temi che affronteremo in questo congresso è spending review, Cottarelli, politica del nuovo governo del presidente Renzi, con una chiarezza di fondo che è quella di, l'abbiamo anche già detto ieri, i lavoratori pubblici hanno già dato, hanno dato in termini di contratto nazionale perché non ce l'hanno rinnovato già da 6 anni, hanno dato in termini di dotazione organica perché ormai c'è il blocco del turnover da 6 anni, abbiamo già dato perché abbiamo anche accettato di sottoporci a nuove organizzazioni. La cosa che chiediamo da partire da questo congresso è nuova occupazione nei settori pubblici, i giovani per l'assistenza, per i beni culturali, voi in Sicilia non avreste bisogno sulla gestione dell'ambiente e dei beni culturali, quindi si possono assumere tanti giovani. Siamo disponibili a ragionare di organizzazione del lavoro, ma basta con questa colpevolizzazione dei lavoratori pubblici che in questo paese garantiscono diritti. Cambiamo argomento, la Procura Generale ha chiesto la condanna all'ergastolo per Angelo Longo, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Cammarata, che in primo grado era stato condannato a 10 anni per associazione mafiosa. Il PG ha chiesto la massima pena per Longo chiedendo di condannarlo anche per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, morto nel 1996, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, ex mafioso. Il bambino divenne vittima di una vendetta trasversale nel tentativo di far tacere il padre. Il processo è quello a 12 imputati arrestati nell'operazione antimafia Camarat. Il PG ha chiesto anche di condannare a 5 anni Salvatore Giambrone, che era stato assolto in primo grado. Per il resto l'accusa ha chiesto la conferma della condanna di primo grado.
condanna a 2 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione e 800 euro di multa. Il processo sulle missioni istituzionali gonfiate o fantasma a carico dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Agrigento Carmelo Callari in primo grado si è concluso così. Assoluzione invece per il funzionario comunale Domenico Sinaguglia, accusato di aver avallato le spese dell'allora presidente Callari. La Procura della Repubblica, con la requisitoria del procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e del pubblico ministero Andrea Maggioni, aveva chiesto la condanna per Callari a 4 anni e 3 mesi di reclusione, l'assoluzione per Sinaguglia. Callari, che è stato difeso dagli avvocati Giuseppe Scozzari e Arnaldo Faro, era accusato di abuso d'ufficio, falso, truffa e peculato e avrebbe approfittato della sua carica per fare dei viaggi privati a Roma e Milano, spacciandoli per missioni istituzionali e ottenendo il rimborso delle spese dal Comune. Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Lupo, all'atere Francesco Paolo Pizzo e Rossella Ferraro, ha dunque deciso per la condanna in relazione all'accusa delle spese gonfiate e l'assoluzione per le missioni fantasma. La Polizia e la Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per 5 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Corsi d'Oro a carico degli enti della formazione professionale di Messina, per cui è stato chiesto l'arresto del deputato nazionale del Partito Democratico Francantonio Genovese. Il provvedimento di sequestro, firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, è stato notificato ad oltre 30 istituti di credito in cui gli indagati hanno la disponibilità di circa 120 conti correnti. Il sequestro è stato emesso in termini tecnici per equivalente, quindi a garanzia della restituzione dei fondi pubblici che sarebbero stati illecitamente percepiti e delle imposte eventualmente evase. A carico di Genovese è stato eseguito un sequestro del valore di 733.659 euro. E nei confronti di sua moglie, Chiara Schirò, di 119.552 euro. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto da 1 anno e 4 mesi di reclusione a 8 mesi la condanna a carico di Fabrizio Messina, 38 anni di porto empedocle, imputato di guida senza patente e violazione della sorveglianza speciale. L'assessore regionale all'energia Nicolò Marino è stato ascoltato per circa 3 ore in audizione dalla Commissione Antimafia dell'Arsi sulle discariche pubbliche e private in Sicilia. Dall'audizione dell'assessore Marino emerge un quadro allarmante all'interno delle quali si configurano violazioni amministrative, ipotesi varie di reato, sacche di potere e persino contiguità di imprenditori e pubblici funzionari con personaggi discussi, ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia, Nello Musumeci. Come commissione, ha aggiunto Musumeci, ci interessa accertare in buona sostanza le responsabilità dell'amministrazione regionale nei rapporti con soggetti privati a partire almeno dal 2008. Da un lato sarebbero state agevolate le discariche private, dall'altro sarebbero stati ostacolati gli impianti pubblici. Per avere un quadro completo in questa vicenda delle discariche nell'isola, circa la condotta assunta dalla pubblica amministrazione regionale e per accertare eventuali interferenze da parte di soggetti politici, ha concluso il presidente della commissione, l'antimafia ascolterà nei prossimi giorni anche l'assessore all'ambiente Mariella Lobello e i dirigenti regionali Gullo e Lupo. Ma adesso sentiamo l'assessore regionale Marino sulla riforma della raccolta e smaltimento rifiuti. Si procede verso le riforme per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, a che punto è? La riforma si farà e sarà una riforma completa secondo il volere del Presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta. Abbiamo messo in liquidazione gli ATO, non potranno più operare. Dovremo prendere una decisione importante alla fine di aprile perché i commissari
scadranno proprio alla fine del mese di aprile. Lì vedremo come modulare sul territorio il ruolo dei commissari per accompagnare verso l'operatività, scusate, delle società di regolamentazione. Perché è importante questo? Perché gli autoliquidazione non potevano più ottenere finanziamenti europei, le società di regolamentazione invece sì. Quindi l'operatività diventa assolutamente importante, anche perché l'obiettivo del governo è quello di dotare di impiantistica ciascuna società di regolamentazione. Per impiantistica intendo dagli impianti di compostaggio a tutto quello che è finalizzato al riciclo, perché l'obiettivo del governo è raggiungere quello che penso tutti, sia in Europa che anche in Italia, auspicano, cioè il riciclo. No termovalorizzatori, no impianti di pirolisi, certo se dei passaggi intermedi dovranno essere fatti per proprio abbandonare la logica delle vecchie discariche, magari si potrà vedere, però l'obiettivo ultimo, che penso si possa raggiungere in un periodo accettabile, è quello del riciclo, quindi raccolta differenziata a monte, porta a porta e riciclo. Quando riguarda le discariche, ci possono essere anche discariche pubbliche in futuro? Beh, innanzitutto le discariche pubbliche che noi abbiamo, per le quali sono partiti i bandi lo scorso dicembre, utilizzando appunto i fondi dell'emergenza, erano finalizzate a creare una sorta di freno al monopolio dei privati, perché purtroppo, come è emerso dai lavori della commissione da me costituita insieme al direttore generale, con la grande responsabilità di dirigenti e funzionari della regione, si è consentito di distruggere l'attività del, diciamo, il ruolo dei pubblici amministratori che potevano anche occuparsi di pubbliche discariche o comunque avere sotto il proprio controllo le pubbliche discariche, si sono favoriti i privati. Chiaramente gli imprenditori fanno gli imprenditori, mi sembra anche giusto, però è chiaro che questo squilibrio ha determinato la chiusura delle porte delle discariche per quei comuni che magari non avevano pagato in tempo, non avevano accettato le nuove condizioni contrattuali e quindi i rifiuti viaggiano per la Sicilia, anche questo è un danno ambientale. Quindi bisogna dotare ciascun territorio, quindi ciascun ambito che è costituito dalle società di regolamentazione, di una propria impiantistica. E questo è molto semplice, anche facendo tanti impianti di compostaggio si può subito raggiungere un minimo di obiettivo di riforma. È chiaro che dovremmo, e come stiamo già spingendo parecchio, imporre, laddove ancora ci siano resistenze, la raccolta differenziata. E qui il ruolo e la collaborazione dei pubblici amministratori, dei sindaci e dei tecnici appunto dei vari comuni è importante. Io spero che ci sia, in parte vedo che c'è, questo territorio sta rispondendo bene, certo ci sono diversi problemi, però io sono convinto che ne possiamo venire fuori. Se qualcuno pensava che scherzassimo sugli ATO, invece si è sbagliato, gli ATO sono venuti meno. Un altro passaggio importante, e lo stiamo già programmando, ma soprattutto si è dato il via all'ottenimento della VAS, cioè della valutazione strategica per il piano rifiuti. Perché questo è importante? Perché anche questo consentirebbe nella nuova programmazione di ottenere finanziamenti europei. Io spero che entro giugno si possa ottenere la VAS. Ricorderete che il piano rifiuti fu approvato dal ministro dell'epoca nel 2012 con la procedura d'urgenza. Qualcuno ha ritenuto di fare delle interrogazioni parlamentari sul fatto che non si era fatta la VAS a proposito degli impianti, sì, il riferimento era quello di Gela, che sono stati programmati appunto con la procedura d'urgenza. Bene, è assolutamente sbagliato quello che è stato detto. Chi ha derogato alla VAS è stato il ministro approvando il piano senza VAS, mentre il commissario delegato per l'emergenza ha correttamente utilizzato i suoi poteri, che peraltro venivano dalla legge. Nessuno, neanche con interrogazioni parlamentari pretestuose, sia a livello nazionale, ci sono stati dei leghisti, esponenti della Lega Nord che addirittura hanno presentato interrogazioni, addirittura disponendo di atti riservati dell'assessorato al territorio e ambiente. Evidentemente qualcuno gliel'ha dato, che magari sostenere una tesi giuridica a proposito di quello che dicevo sulla VAS. Nessuna interrogazione parlamentare del Parlamento nazionale o di quello regionale impedirà con questi metodi assolutamente faziosi e pretestuosi, portatori di interessi di parte, impedirà la riforma che il governo Crocetta porterà a compimento.
Al sindaco di Licata, l'avvocato Angelo Balsamo, sospeso dal prefetto a seguito di una inchiesta penale a suo carico, dopo la detenzione domiciliare è stato imposto il divieto di dimora a Licata. Ebbene, in proposito, i deputati nazionali del Partito Democratico Angelo Capodicasa e Maria Iacono hanno presentato una interpellanza al ministro dell'Interno Angelino Alfano contro la paralisi amministrativa che attanaglia Licata. Capodicasa e Iacono, tra l'altro, affermano il perdurare di tale anomala situazione, stando che il sindaco non sente l'elementare dovere di rassegnare le proprie dimissioni per potersi difendere e tutelare davanti all'autorità giudiziaria senza far ricadere sulla collettività le conseguenze delle proprie vicende giudiziarie. Rischia di compromettere le possibilità di crescita e di sviluppo di Licata in un momento di grave crisi economica e produttiva, concludono i due parlamentari. La prefettura di Agrigento, a seguito della recrudescenza massiccia dei flussi immigratori verso le coste agrigentine, ha rivolto tramite i comuni un invito ai gestori di strutture pubbliche e agli enti che operano nel privato sociale con esperienza nel settore a manifestare disponibilità a svolgere il servizio di accoglienza di cittadini extracomunitari. Sul sito internet della Prefettura di Agrigento è stata pubblicata ed è consultabile lo schema di convenzione, oltre all'elenco della documentazione necessaria e la circolare del Ministero dell'Interno. E a Racalmuto da qualche giorno si trovano i profughi sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, accolti nel palazzetto dello sport Gigi Salemi in Contrada Bovo. Da mercoledì pomeriggio è stato disposto dalle autorità competenti la permanenza per 250-300 profughi al palazzetto. Un fatto di emergenza per 5 giorni massimo, un accampamento provvisorio. Ai 5 giorni si aggiungeranno i tempi per la pulizia. Le attività di basket salteranno per tutta la settimana. Da lunedì le attività si sposteranno nella palestra della scuola media. Intensa attività di controllo e pattugliamento del territorio nel corso degli ultimi giorni da parte della Polizia Municipale di Agrigento agli ordini di Cosimo Antonica. Ecco gli esiti: 1000 verbali per divieti di sosta, 1 uso del telefonino durante la guida, veicoli privi di assicurazione e altro, 5 segnalazioni per sospensione di patente, 1 patente ritirata, 1 notizia di reato per guida in stato di ebbrezza e 1 fermo amministrativo. Controllati 10 cantieri e 2 immobili sottoposti a sequestro giudiziario. 4 le ordinanze sindacali per pubblica incolumità notificate e 3 le persone sgomberate da alloggi per motivi di sicurezza. 25 gli interventi effettuati contro il randagismo, 221 controlli amministrativi su attività commerciali di vario genere, elevando in alcuni casi verbali per violazioni alle norme del settore. Bene, adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, subito dopo. Si è svolta questa mattina a Racalmuto la festa della primavera organizzata dall'Istituto Comprensivo Generale Macaluso, diretto dalla dirigente Maria Pia Raimondi. Iniziata con un convegno dal titolo Ambiente ti rispetto, mi amo, e subito dopo nel piazzale della scuola elementare Macaluso, esibizione degli alunni. Sentiamo. Festa della primavera, impegnate tutti gli alunni delle scuole di Racalmuto, un modo per educare al rispetto dell'ambiente. Sì, festa della primavera, giornata di oggi è un momento particolare, ma è soprattutto un momento di riflessione sul rispetto dell'ambiente. Come slogan, infatti, gli ragazzi della scuola media hanno così veicolato a tutti gli altri alunni dell'istituto comprensivo: ambiente, ti rispetto, mi amo. E l'amore verso l'ambiente è l'amore verso se stessi, per crescere bene nella salvaguardia
nella tutela dell'ambiente. È un momento conclusivo di un'attività che parte ad inizio d'anno con interventi che abbiamo avuto nelle classi da parte dei tecnici per quanto riguarda l'ex assessorato delle foreste, con incontri per quanto riguarda le aree protette della nostra zona, e con il dottore Di Loro per una sana alimentazione e quindi anche su un'agricoltura biologica, e con i docenti che si occupano proprio dell'educazione scientifica per quanto riguarda l'aspetto pratico della tutela dell'ambiente, e con il dottore Di Salvo che ogni anno incontra tutti i nostri alunni per la flora e la fauna del nostro territorio. Oggi è un momento di grande festa perché ci vede riuniti tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, e quindi anche in un'ottica di continuità, di interventi differenziati in rapporto ai livelli scolastici dei nostri alunni su un tema unico che è il rispetto dell'ambiente. Festa della primavera, festa per tutti i bambini delle scuole di Racalmuto, un momento per stare insieme felici. E la primavera è il risveglio della natura, infatti d'inverno gli alberi sembrano che ormai siano proprio per perdere la loro vivacità e vitalità, ma lentamente col calore del sole le piante si risvegliano, ecco i fiori, poi i frutti, e questo è il senso della vita, il segno della vita, che deve proprio questa vita emergere. E naturalmente questa primavera, e con quell'attività che stiamo facendo qui con i ragazzi, vogliamo sensibilizzarli al rispetto, perché quando diciamo natura diciamo Dio, e quando diciamo Dio diciamo bellezza. Le cose belle Dio le fa, l'uomo purtroppo a volte le guasta. Allora l'appello, l'invito che faccio a tutti, i genitori in modo particolare, a custodire questa nostra terra, che quando Dio l'ha creata era un giardino, purtroppo a volte viene devastata. Allora l'invito di educare le nuove generazioni al rispetto, perché se rispettiamo l'ambiente vivremo noi anche con una salute diversa di quella che forse nel passato c'è stato, ma che ora va un po' deteriorando. Ebbene, auguriamo ai ragazzi, a tutti, a vivere in questo mondo, lasciandolo sempre, come dicono gli scout, il fondatore degli scout, migliore di come l'abbiamo trovato. Cosa avete organizzato per la festa della primavera? Abbiamo organizzato una serie di attività che ha coinvolto i bambini della scuola dell'infanzia dai 3 anni fino alla scuola secondaria di primo grado con le classi terze. Le attività hanno avuto un filo conduttore comune, quello del rispetto dell'ambiente. Ogni classe parallela poi ha deciso quale tematica sviluppare, chi si è cimentata nell'elaborazione di cartelloni, chi ha realizzato qualche canto, poesie, e tutto poi diciamo che ha sfociato in questa grandissima manifestazione oggi qui al Plesso Macaluso. Cosa fate qui oggi, infatti? Portiamo in scena il frutto del lavoro dei ragazzi che hanno realizzato nel corso delle settimane passate. Qual è stata la partecipazione dei bambini? Molto attiva, perché essendo delle attività manuali pratiche si sono cimentati, abbiamo trasformato le nostre aule in attività, in laboratorio, e quindi cartelloni, farfalle, fiori. È stata diciamo interessante, partecipazione molto attiva e costante. E un plauso diciamo dobbiamo fare a noi insegnanti, in quanto abbiamo collaborato in maniera molto fattiva. Ricorre la giornata della memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie ad Agrigento, iniziativa alla Camera di Commercio. Vediamo. Scegliamo di ricordare, e siamo onorati che la Consulta studentesca abbia scelto proprio la Camera di Commercio per questo giorno, per ricordare le vittime innocenti delle mafie. È importante perché è un segnale forte che arriva dagli studenti, arriva nel cuore delle imprese, arriva nel cuore degli imprenditori. Imprenditori e imprenditoria agrigentina, non solo, deve essere legale. Bisogna rigettare sempre con maggiore fermezza la mafia. Il no alla mafia deve ormai essere
un dato proprio, un dato consolidato proprio del nostro DNA di imprenditori. Non finirò mai di ringraziare il Provveditorato agli Studi e la Consulta Studentesca per aver scelto la Camera di Commercio in questa giornata. L'impegno di tutti, istituzioni, forze dell'ordine, scuola, per ricordare le vittime della mafia. Sì, è una giornata importantissima ed è una ricorrenza fondamentale, quella del ricordo delle vittime di tutte le mafie. Non è un caso che sia stata scelta la giornata di inizio della primavera come giorno di speranza e di rifioritura della legalità. Come forze dell'ordine in generale, come Guardia di Finanza in particolare, siamo impegnati in primo piano nella lotta alla criminalità organizzata. Come Guardia di Finanza vogliamo essere tra i principali attori del contrasto all'accumulazione di ricchezza illecita da parte della criminalità, e quindi è un impegno che ci rende consapevoli dell'importanza del nostro lavoro quotidiano di tutti i giorni. Il TAR di Palermo, accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Alessandro Rampello e Liliana Vella, legali dell'associazione Amici di Agrigento, nell'interesse dei genitori di un bambino disabile, ha riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un assistente per l'autonomia e la comunicazione per l'anno scolastico 2013-2014, così come riconosciuto e garantito dalla normativa vigente in materia. Infatti il TAR ha condannato il comune di Porto Empedocle all'assegnazione a favore del minore disabile di un assistente per l'autonomia e la comunicazione e al pagamento delle spese legali. Il presidente dell'associazione Amici di Agrigento, Angela Zigari, dichiara: confortati dall'importante e considerevole risultato raggiunto, proseguiremo ad impegnarci affinché continuino ad essere garantiti i diritti dei soggetti disabili. All'Assemblea regionale per risolvere la questione dei cosiddetti contratti in essere a personale esterno è stato deciso un taglio del 10% degli stipendi di tutti i collaboratori assunti entro il 31 dicembre del 2013 con i fondi del contributo unificato. Si tratta di fondi che, a seguito della legge sulla spending review in vigore dal 1 gennaio 2014, non sono più utilizzabili per assumere personale esterno. A seguito del taglio la spesa rientrerebbe nel budget stabilito nel bilancio dell'Assemblea. Il provvedimento di taglio del 10% riguarda una sessantina di collaboratori inquadrati dai gruppi, tranne che da PID, PD Forza Italia e MPA, che non hanno personale esterno avvalendosi degli stabilizzati e dei portaborse. Il numero maggiore di contratti in essere è nel gruppo del Movimento 5 Stelle per una spesa di oltre 400.000 euro. Il centro commerciale Città dei Templi si mette in mostra dal giorno 21 marzo 2014 la valorizzazione e la riscoperta del patrimonio culturale identitario del territorio di Agrigento prendono forma e colore e diventano protagonisti di una mostra di elaborati artistici realizzati dalle menti fantasiose di insegnanti e studenti dell'Istituto Scolastico di Agrigento aderenti al progetto Io Agrigentino. Tutti particolari in queste interviste. Sentiamo. L'Istituto Esseneto ha aderito al progetto Io Agrigentino con i suoi elaborati. Qual è stata la reazione degli studenti? La reazione si può ammirare nello spazio espositivo qua al centro commerciale. Hanno colto con grande entusiasmo la proposta degli insegnanti di arte, perché a loro è stato delegato la partecipazione, con elaborati di vari tipi, disegni, ma anche modelli, maschere. Gli argomenti trattati sono stati Pirandello, i templi, anche il Duomo, il centro storico. Anche il liceo artistico di Agrigento non ha voluto far mancare la sua presenza aderendo al progetto Io Agrigentino del centro commerciale Città di Agrigento.
In qualità di liceo artistico noi abbiamo accolto con gioia l'adesione a questo progetto come riappropriazione del territorio, dal momento che molto spesso i beni artistici, culturali che cadono sotto i nostri occhi vengono dati come scontati anche da ragazzi, e quindi appunto per questo motivo abbiamo voluto coinvolgere i nostri ragazzi in un percorso di crescita, di valorizzazione e quindi di riappropriazione di questi valori. Abbiamo preferito puntualizzare l'attenzione sulla Valle dei Templi, naturalmente con gli elementi più rappresentativi, però ugualmente diciamo l'attenzione anche sulla zona costiera. È un omaggio particolare a Luigi Pirandello, nostro illustre concittadino. È il caso di dire il centro commerciale Città di Agrigento Valle dei Templi si mette in mostra? Assolutamente sì, si mette in mostra, l'iniziativa è indirizzata appunto a cercare di sviluppare quel tessuto sociale in cui insistiamo, facendo proprio leva su quelle che saranno le generazioni future, quindi cercando di coinvolgerli e smuovere quello che è la loro fantasia e la loro creatività. Credo che ci siano riusciti appieno i ragazzi che hanno partecipato, e soprattutto un grazie particolare a tutti gli istituti e ai dirigenti scolastici che si sono così tanto impegnati in questo progetto. Ci sono degli elaborati esposti nelle gallerie del centro commerciale fino al 4 aprile. Esattamente, fino al 4 aprile, giornata in cui poi si svolgerà anche un gioco che coinvolgerà tutti i ragazzi che hanno partecipato, un gioco culturale che quindi tenderà sempre a individuare bene la propria identità territoriale. Ecco. Io agrigentino per riscoprire allora il patrimonio del territorio. Esattamente, il patrimonio del territorio che è importantissimo e che deve essere sempre di più sviluppato. Questa terra ha bisogno di sviluppare le cose che ha e che ha di bello, che sono appunto le bellezze artistiche e naturali. Quindi diamo maggior spazio a quello che è il turismo in una bellissima terra qual è la provincia di Agrigento. La provincia, o meglio i liberi consorzi, non hanno voluto far mancare il loro appoggio, la loro presenza a questa importante iniziativa, la riscoperta del patrimonio del nostro territorio che è ricco. Sì, sicuramente il commissario mi ha voluto delegare ad essere qui oggi presente, perché in tema di identità territoriale la provincia ci sta tutta, o si chiami libero consorzio o si chiami provincia, è chiaro che è un ente che tutela e promuove un territorio di area vasta che è un'identità provinciale. Essere agrigentini, palermitani o catanesi è sicuramente ancora una identità che cammina sui nostri territori, che ha una sua radice, un suo modo di esistere, che le scuole poi organizzano insieme al centro commerciale, alla società Password, un'iniziativa di promozione che i ragazzi riscoprano questa identità, è sicuramente un modo attraverso il quale loro possono innamorarsi della loro terra e un giorno valorizzare queste risorse che forse noi non siamo stati così bravi a saper valorizzare come finora abbiamo cercato di fare. 4.000 dosi di vaccino antitifico e 1.000 test per la tubercolina da utilizzare per i migranti richiedenti asilo sono state donate alla CARA di Mineo. L'accordo è stato siglato nella sede dell'assessorato regionale alla salute in presenza dell'assessore Lucia Borsellino. Sentiamo. Quest'atto di donazione di oltre 4.000 dosi si pone proprio come un atto di responsabilità etica di questa impresa che vede nella profilassi e nella prevenzione primaria la principale strategia di tutela della salute pubblica. E in questo momento chiaramente questo costituisce un ambito di interesse comune, perché ciò che dobbiamo garantire è il benessere della collettività a 360 gradi a partire dalla popolazione immigrata. Nel CARA le problematiche sono quelle di appunto garantire l'assistenza sanitaria, Croce Rossa si occupa di questo, garantire l'assistenza sanitaria a 4.000 persone. I nostri volontari, i nostri operatori sono lì per gestire l'ambulatorio e svolgono assieme all'ASP di Catania, all'ospedale di Caltagirone, anche tutta l'azione di tutela della salute dei migranti. Naturalmente i numeri sono numeri importanti, né vista il periodo dell'anno in cui ci troviamo ci possiamo aspettare che questi numeri scendano.
Croce Rossa fa il possibile, così come l'ente gestore, per garantire dei livelli di vita assolutamente adeguati. Noi chiederemo un incontro, già siamo in strettissima collaborazione con le prefetture al riguardo, proprio oggi avremo un incontro anche col prefetto di Palermo proprio per discutere su queste tematiche e trovare il modo per mettere insieme sinergie comuni, perché al di là dei ruoli e degli ambiti specifici di competenza è necessario in questo caso fare un fronte comune per evitare che ci sia una parcellizzazione delle responsabilità e quindi a beneficio chiaramente complessivo. Della popolazione immigrata che ormai deve essere tutelata proprio secondo un'ottica di piena integrazione col territorio. I tempi di permanenza al CARA, che non dipendono né da Croce Rossa né dall'ente gestore, non aiutano, per cui quando un migrante rimane ospite anche oltre un anno, questa cosa naturalmente non favorisce il benessere generale di tutti gli ospiti del CARA. Oltre 300 infermieri professionali dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento da ieri sono in agitazione per protestare, scrivono in un documento che hanno diffuso contro la mancata applicazione della graduatoria di mobilità interna presso l'ASP, redatta con deliberazione del 21 novembre scorso dall'allora commissario straordinario Salvatore Messina. Nel 2011, secondo quanto annunciato dai portavoce dei lavoratori, l'azienda sanitaria provinciale aveva pubblicato un bando di mobilità interna per gli infermieri professionali. Aderendo al bando veniva richiesto dai lavoratori il trasferimento presso il presidio sanitario più vicino al proprio luogo di residenza per coprire posti rimasti vacanti. Scopo del bando infatti era proprio quello di eliminare le carenze di organico. Alla richiesta dell'azienda hanno aderito all'incirca 300 infermieri. Nello scorso novembre l'ASP ha approvato le graduatorie per ogni presidio e le ha pubblicate, ma secondo gli infermieri poi non è stato dato corso ai trasferimenti relativi alla mobilità interna sanciti dalle stesse graduatorie. La lettera indirizzata al nuovo commissario dell'ASP Giuseppe Termine, all'assessore regionale alla sanità, al presidente della regione, tra gli altri porta la firma degli infermieri professionali Alfonso Calandra, Francesco Incorvaia, Antonio Camilleri, Giuseppe Giarratana, Cristoforo De Caro, Franca Urso, Giuseppa Moscato, Calogero Brancato, Salvatore Lombardo, Salvatore Napoli, Gerlandolo Giudice, Salvatore Gravotta, Vincenzo Di Liberto. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Lo sport, il basket, si avvicina il giorno della gara più importante della stagione per la Fortitudo Moncada Agrigento. Domenica a Roseto i ragazzi di coach Franco Ciani avranno la possibilità di scrivere la storia vincendo contro gli abruzzesi e guadagnando così la matematica promozione in Adecco Gold ex Serie A2. Una partita che a poche ore dalla palla a due sta letteralmente fiammando gli animi dei tifosi agrigentini. La gara valida per la 26ª giornata di campionato inizierà alle ore 18 al Palasport Remo Maggetti di Roseto. Sfida ad alta classifica per l'Agagas Volley nella 20ª giornata del campionato di Serie B1. Le biancazzurre del tecnico Valerio Lionetti domenica prossima 23 marzo alle ore 17 nella palestra di Aragona giocheranno contro il Volalto Caserta. Le due formazioni sono divise in classifica da 3 punti. L'Agagas Volley è in vetta al torneo con 44 punti, mentre il Caserta insegue a quota 41. In caso di vittoria le agrigentine blinderebbero un posto nella griglia dei play-off. Infatti soltanto le prime 3 classificate al termine della regular season avranno diritto all'accesso agli spareggi per la promozione in A2. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo il nostro sito internet www.trs98.it. Grazie per averci seguito e vi lascio con le previsioni meteo.
Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato ci attende un primo importante cambiamento delle condizioni del tempo a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica che, come vedete dalla cartina alle mie spalle, porterà un deciso peggioramento del tempo dapprima sulle regioni settentrionali ma progressivamente anche sulle centrali tirreniche. Andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi che non subiranno sostanziali variazioni da nord a sud. Mentre per quanto riguarda invece le massime ci attendiamo un calo soprattutto al nord e lungo i versanti tirrenici, comunque su valori ancora superiori alle medie del periodo. Entriamo nel dettaglio previsionale partendo dal nord Italia, che vedrà appunto un deciso peggioramento con piogge e rovesci in avanzamento da ovest verso est ed in ulteriore intensificazione verso le ore serali, neve sulle Alpi inizialmente a quote elevate oltre i 1600-1900 metri, ma con quota neve in progressivo calo entro sera. Spostiamoci ora alle regioni del centro, che vedranno una giornata piuttosto instabile, soprattutto per quanto riguarda la Toscana, dove avremo delle piogge e degli acquazzoni sparsi, localmente anche sull'Alto Lazio, dove il peggioramento si farà più concreto sulla fine giornata. Maggiori aperture invece favoriranno i versanti adriatici con tempo ancora asciutto. Spostiamoci fino alle regioni meridionali che invece godranno ancora di bel tempo prevalente su buona parte dei settori, a parte una maggiore variabilità sulla Sicilia, specie occidentale, dove potremo avere ancora qualche pioggia. Tempo spiccatamente variabile infine anche sulla Sardegna, con piogge e rovesci in arrivo verso fine giornata. Bene, per adesso mi fermo qui e per tutti i dettagli previsionali consultate il sito trebimeteo.com.